Buongiorno a tutte e bentornate sul canale. In questo video voglio farvi vedere che cosa ho preso da Caldis. Sono appena tornata e quindi prima di mettere via il tutto voglio farvi vedere che cosa ho comprato. Questo giro niente make-up, ve lo dico, non ho preso niente di make-up, qualcosa per il corpo, però non di make-up. Allora, iniziamo subito. Ho preso questi dischetti struccanti della Caddis con cui mi ci trovo bene, semplici dischetti struccanti di cotone. Poi ho preso della Garnier questa maschera in tessuto, la vitamina C. L'ho già usata e mi è piaciuta, ma diciamo che i prodotti della Garnier, devo dirvi la verità, mi piacciono un sacco, cioè di tutte le cose che fino adesso ho provato, soprattutto le maschere in tessuto. Poi ho preso queste salviettine baby, sempre di Caddis, per in teoria pulire il culetto del neonato. E in realtà io le uso per pulire le zampettine del cane quando viene su che magari piove, quindi che si sporca. Mi ci trovo bene, sono quelle più economiche, secondo me, quelle che puliscono meglio. Sinceramente le altre che ho provato non pulivano niente, non so come fanno le mamme a pulire il sederino, però quello non lo posso sapere perché io figli non ne ho, però queste devo dire che sulle zampe del cane funzionano bene. Poi ho preso queste salviettine della Scottex che erano scontate, queste le ho pagate, quindi non vi dico i prezzi di tutto, però se c'è qualcosa scontato ve lo dico. Allora, Scottex, lo troviamo? Sì. Lo pagate 1,79 euro. Ce n'è dentro maxi formato da 140, quindi ce n'è abbastanza, direi. Io le tengo come sempre nella postazione make-up perché mi trovo comoda a utilizzarle. Poi, allora, ho preso due tisane. Ecco, tiro fuori anche gli altri due prodotti per il benessere fisico che mi sono data un po' all'integratore e alle tisane utili. Allora, vabbè, la mia solita che tengo sempre in casa in caso di necessità e con cui mi trovo bene, che è la Stop Reflux. Sono tutte e due dell'Angelica, eh. Questa mi trovo veramente bene, la tengo sempre perché se mangio un po' di più, se mi capita, perché io ne soffro, questa mi aiuta tantissimo. Contiene, ve lo dico, malva, zenzero e liquirizia. Lei ce l'ho sempre. Poi ho voluto provare perché voglio fare un po' di detox, quindi sia vabbè, con l'alimentazione anche, però volevo agire un pochino a livello di depurazione del fegato e quindi ho preso la depurativa, sempre dell'Angelica. Questa contiene appunto cardomariano, menta e anche qua abbiamo liquirizia. Quindi ovviamente andrà presa giornalmente perché presa una volta ogni tanto non serve a niente. E sempre in linea benessere, ho visto che erano scontati questi integratori della linea Essere Benessere. E ho preso allora il probiotico, quindi fermenti lattici probiotici, che ogni tanto questi li prendo, eh. Faccio passare un po' di mesi e poi ogni tanto li prendo sempre i probiotici perché appunto aiutano l'intestino. E questi, ecco, dicevo, questi li ho pagati 4,49 euro. E poi invece ho preso a 5,99 euro, quindi 6 euro per intenderci. E questo per il colesterolo. Ho il colesterolo un pochino alto dagli esami e oltre quindi all'alimentazione voglio provare a prendere un integratore, quindi non so, non li ho mai presi la prima volta. Contiene fitosteroli, riso rosso fermentato, coenzima Q10 con estratti di olivo. Vedremo, è la prima volta che lo prendo, quindi. Poi, allora, ho preso questo dentifricio dell'antica erboristeria della linea Totale, quello rosa. Li prendo spesso questi qui quando non c'è un dentifricio scontato, io prendo loro e mi ci trovo benissimo.
sì, vabbè, vi faccio vedere questo. Poi ho preso lui. Non lo so, vabbè, allora sono rimasta senza struccante, quindi in attesa che appunto mi arrivi quello che ho ordinato, ho detto prendiamo qualcosa per tamponare. Il meno costoso è quello che ho trovato, secondo me, come olio struccante, è questo qua della Nivea. Quindi ho detto proviamolo, olio struccante detergente con olio di cocco vitalizzante. Che poi di cocco voglio proprio vedere cosa abbia dentro. Molto in fondo, lasciamo perdere gli ingredienti, però ripeto, lo tengo per tamponare. A giorni dovrei appunto ricevere l'altro, quindi questo lo mettiamo poi nel cassetto. Ho provato a utilizzare gli oli che avevo qua in casa, però il fatto che l'olio, gli oli proprio puri sugli occhi a me bruciano, quindi ho dovuto proprio lasciar perdere. Ed è peccato perché struccarsi con l'olio di mandorle dolci o l'olio di cocco puro o qualsiasi altro olio, comunque cioè, ti stucchi benissimo, viene via tutto, la pelle è bella liscia, però peccato che sugli occhi a me mi si appannano, mi si arrossano, me li brucia, quindi non va bene. Io amo struccarmi con un prodotto solo, quindi occhi e viso, quindi fare il passaggio con struccante occhi e poi dopo un altro struccante mi scoccia. Ogni tanto lo faccio anche, però principalmente io amo proprio farmi uno struccaggio unico, che sia con un olio o che sia con un burro. Però preferisco appunto fare uno struccaggio di questo genere, più veloce, anche perché poi ho tutti gli altri passaggi e quindi almeno mi sbrigo in quello. Allora, poi ho preso, ecco, così vi faccio vedere anche l'altro, parlando di peli, ho preso queste strisce per i baffetti della Licia, che anche queste ricompro, ricompro. Ci sono anche quelle nella confezione azzurra. Però io preferisco queste qui, sono un pochino più delicate. E poi ho preso la ricarica invece per la ceretta, per farmi la ceretta. Questa qui è della Sofy The Peel e contiene biossido di titanio ed è per pelli secche e delicate. Anche questa già presa, mi ci trovo bene. Poi ho preso questi sacchetti della Cookie per il frigo. Io di solito la verdura normalmente la metto in questi sacchetti qui. Preferisco perché rimane comunque, cioè non viene ammassata tutta lì nel frigo, ma rimane separata e poi vedo che dura anche un pochino di più. Quindi questi qua li prendo sempre anche loro. Poi ho preso le tavolette per il WC della Friendly, queste qua. Alla profumazione di lavanda, anche queste qua a me piace metterle dopo aver pulito, insomma, il WC. Poi ho preso un detergente per lavare i pavimenti. Ogni tanto alterno, di solito prendo l'isoforma, però ogni tanto mi piace comunque alternare con dei prodotti un pochino più naturali, quindi insomma, magari sperando di aiutare un pochino l'ambiente. Questo ha 100% di attivi di origine vegetale. Questo non l'ho mai preso. Ho preso un altro di un'altra linea, che forse della Winnis. Non mi ricordo. Forse Winnis, sì. Mi ero trovata bene, ma presumo che comunque anche con questo. Bene o male, devo dirvi la verità che con i detergenti per il pavimento mi ci trovo bene. Ah, sembrava che era uscito. E poi, come ultimo prodotto, ho preso sempre della Garnier un bagno doccia. Io questi qui li prendo spesso, ne ho finito uno proprio di questa linea qui che mi è piaciuto. Adesso ho voluto cambiare fragranze, ho preso quello all'avena. È crema d'avena e mandorla dolce. Dovrebbe essere più idratante, ma comunque a me i prodotti della Garnier piacciono, quindi secondo me è anche un'azienda che sta anche attenta
a quello che il consumatore chiede, quindi prendo spesso prodotti della Garnier. Ecco, allora gli acquisti sono finiti, poi niente, per avere lo sconto dovevo spendere ancora 1 euro e rotti e così ho preso le mascherine. A posto, sì, ho finito tutto. Ok, spero che il video vi sia piaciuto e che io ho tenuto compagnia. A presto, ciao!